importante oggi sulla transizione, la rivoluzione verde, transizione ecologica e sostenibilità mediterranea che vogliamo portare avanti, incentrata sul riciclo in generale, ma in particolare sull'alluminio. Come vedete abbiamo i nostri mister e mister alluminio. Come ti chiami? Francesca. E io Salvatore. E Salvatore. Il senso che delle nostre, ecco, il fine ultimo è quello, un'iniziativa e un impegno che il nostro istituto ha preso sarà quello di raccogliere con unità di misura di 800 lattine quante più possibile che metteremo, dopo vi faremo vedere in una barca fuori, raccoglieremo l'unità di misura 800, perché ogni 800 lattine di alluminio, che è il materiale più prezioso che assolutamente non dobbiamo sciupare, ogni 800 lattine serve per riprodurre appunto una bicicletta. Quindi io vi do il benvenuto, tra l'altro voglio anche evidenziare, la coscienza ecologica sarà resa una materializzazione della coscienza ecologica, sarà questo murales che presentiamo oggi e che sarà realizzato prossimamente, come vedete, a Praia, dove c'è la centralità dell'uomo, vedete questo viso di profilo. I colori sono quelli del mare e dei monti. Questo murales si chiama Il gentile abbraccio del mare e dei monti, della riviera dei cedri. Infatti, come vedete, c'è l'azzurro del mare e il verde dei monti e delle colline, e al centro c'è l'Alto Tirreno Cosentino, tutta la cartina muta dei paesi dell'Alto Tirreno Cosentino. Volutamente non abbiamo messo i confini perché è un gentile abbraccio. Noi ci proponiamo come scuola di guidare, di legare i ragazzi al territorio, ma per valorizzare anche la vocazione turistica dell'intera area. Infatti abbiamo predisposto, questo però magari ve ne racconteremo in altri momenti, dei menù gastronomici e dei menù artistici culturali proprio per la valorizzazione, nell'intento che durante l'estate successiva stiamo preparando i nostri ragazzi ad accogliere i turisti che quando vengono nella nostra terra non devono essere attratti soltanto dal mare, dal sole o dall'isdraio, ma anche dal cibo che è cultura e dalle nostre proprio bellezze artistiche e culturali, non solo naturalistiche. Quindi una cosa ho dimenticato di dire, che in corrispondenza non ci sono i confini tra comuni, ma in corrispondenza di ogni comune andremo a realizzare su questo murales un elemento caratterizzante. Quindi avremo l'isola di Dino a Praia, il Boss Primigenius a Capasidero, però questo che stiamo cercando di fare in intesa anche con le Proloco, lo sviluppo degli elementi caratterizzanti saranno, non li cito adesso perché sono un oggetto appunto di studio, di interazione proprio con le Proloco, con i sindaci dei vari comuni, e auspichiamo che per la realizzazione di questo murales, una volta avuto un quadro chiaro di quello che vogliamo, degli elementi caratterizzanti di ciascun comune che vogliamo appunto definire, auspichiamo che ci possa essere la partecipazione qui a Praia di un rappresentante per ogni comune dei ragazzi, perché attraverso il fare che noi leghiamo i ragazzi al territorio in un'età giovane, in cui penso che sia veramente il valore più ampio di condivisione e di abbraccio che noi vogliamo lanciare, ma soprattutto facendo leva sul ricordo che negli anni sicuramente sarà un segno indelebile nei ricordi dell'infanzia che lasciamo nei nostri ragazzi. Io vi ringrazio dell'attenzione, non voglio prendere più tempo, e i ragazzi hanno preparato, giusto per evidenziare l'importanza del riciclo, dei giochi a tema, velocissimamente, e poi iniziamo questo importante convegno. Grazie a tutti di essere intervenuti, io voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Praia, voglio ringraziare tutti i sottoscrittori dell'accordo di rete OSPES Ospiti SACE, ringrazio il personale, ringrazio gli alunni e tutti quanti voi che con tanto veramente calore ci supportate. Grazie e buon evento. Yeah!
presentazione che ho fatto, non mi voglio dilungare ulteriormente e passerei subito la parola alla professoressa Zacco, perché i protagonisti di questa giornata, prima degli importantissimi interventi tecnici con orientamento nostro, proprio l'istituto, preferiamo dare centralità agli alunni. Quindi io passo la parola alla professoressa Zacco e magari sarà anche la professoressa a spiegare anche la composizione di questo tavolo. Siamo una scuola che cerca di condividere e di non accentrare, quindi preferisco che siano i docenti e gli alunni a raccontarla. Benvenuti a tutti. Sì, allora benvenuti a tutti a questo evento sull'ambiente e sulla transizione ecologica. Ecco, noi aderiamo al progetto dell'ente Parchi Marini sul riciclo dell'alluminio, che è un materiale ottimo da riciclare. Ed ecco che abbiamo organizzato quest'oggi, i nostri ragazzi sono molto sensibili a questo tema, pertanto abbiamo organizzato dei giochi che voi avete visto e degli interventi. Ecco, i nostri ragazzi hanno studiato il tema della relazione tra uomo e ambiente ed hanno elaborato delle loro idee, dei loro percorsi che vi presenteranno insieme poi al progetto d'istituto Cibarsi di Cultura. Ma io vorrei subito passare la parola alla professoressa Perrelli, che è una delle nostre docenti di storia dell'arte e quindi beni culturali, ambiente, che vi parlerà appunto della relazione, ecco, tra ambiente e cultura. Poi dopo vedrete, avrete delle sorprese, perché vedrete i nostri ragazzi come hanno interpretato questi temi in maniera, penso, molto anche originale. Prego. Terra, cibo, arte. Si sente? Forse devi togliere la mascherina. Più vicino. Terra, cibo, arte, questi i nostri patrimoni, questo è ciò che 40 anni fa furono definiti giacimenti culturali. Terra, la nostra terra, è un paesaggio modellato in milioni di anni, un connubio perfetto tra mare e monti, che si riflette in pieno nella vita e nella cultura dei suoi abitanti, che nei secoli lo hanno trasformato. Per lungo tempo arricchendolo, negli ultimi anni forse deturpandolo. Cibo. La varietà di microclimi e suoli, come anche la storia, ci ha lasciato un patrimonio di sapori, fragranze, nutrienti, di cui gode non solo il palato, ma anche la nostra salute, consentendoci una longevità tra le più elevate al mondo. Arte. L'Alto Tirreno Cosentino presenta un'eccezionale concentrazione di testimonianze artistiche, numerosi musei, siti e parchi archeologici. Il territorio è tra i più interessanti della Calabria, abitato dall'uomo in maniera omogenea e quasi senza soluzione di continuità dal Paleolitico all'età tardo-romana, sino all'Alto Medioevo e ai nostri giorni. La presenza di massicci rocciosi di origine calcarea che si estendono fin quasi sul mare, dove si aprono grotte e ripari, ha favorito in epoca preistorica l'insediamento dell'uomo. Quindi proprio in questi ripari l'uomo preistorico ha abitato e quindi gli archeologi hanno ritrovato le grotte dei resti nella grotta della Fiumarella e nella grotta ai piedi di Torrenave nel comune di Tortora, nella grotta della Madonna di Braiamare, nella grotta di Torre Carao a Scalea, nella grotta del Muto a Palasile, nella grotta di San Giovanni di Civella e in alcune grotte a Bisolia. Il più antico sito preistorico è stato individuato proprio sull'isolotto Talao, adesso è insabbiato e posto di fronte alla Marina di Scalea, risalente al Paleolitico Medio,
ma a Tortora abbiamo anche il più antico insediamento all'aperto, dove sono stati ritrovati centinaia di cioppere di amigdale. Si tratta della località Rosaneto, quindi il primo e unico, il più antico insediamento all'aperto, non in grotta. Mi scusi, però un pochino più sintetica, sì. Perché noi abbiamo tanti ospiti anche che avranno il piacere, ecco, una testimonianza. Sì. Comunque, dopo il passaggio, dopo questa prima fase preistorica, di cui rimangono tantissime testimonianze, ci sono i reperti risalenti all'epoca arcaica, quanto hanno vissuto nella zona gli enoteri, poi i locani, poi i romani, che hanno lasciato delle testimonianze eccezionali, il mausoleo di Girella, il mausoleo di Tortora, oltre ai reperti ritrovati a Blanda, no? Un vero e proprio foro, quindi con la basilica, insomma altri antichi. Poi che cosa c'è ancora da ricordare? In questa nostra zona c'è stato l'insediamento, l'immigrazione dei monaci basiliani, che hanno lasciato delle testimonianze importantissime di tradizione orientale. Il massimo splendore della zona, chiamata Mercurion, diciamo, comprende vari comuni a cavallo tra la Lucania e la Calabria, fu raggiunto nei secoli X-XI. Questo Mercurion divenne uno dei maggiori centri del misticismo dell'Italia meridionale. In tale periodo vissero e studiarono presso i monasteri locali un gran numero di personalità che saranno venerate poi come santi dalla Chiesa, tra cui Sant'Antimo Giovane, San Saba, il più importante di tutti sicuramente fu San Nilo d'Arossano. In alcuni centri questa presenza è evidenziata dai monumenti e dalle tradizioni spirituali, in altre si riduce all'esistenza di ruderi, di antiche chiese e abbazie, o anche solo di toponimi. Infatti ritroviamo memorie di questa presenza nelle tradizioni spirituali che ne rievocano il glorioso passato: l'Annunziata, la chiesa dell'ospedale, i ruderi di Santa Lucia dei Siracusani, la cripta di San Nicola a Scaea, oppure la grotta di Sant'Eia, che attualmente si chiama la grotta della Madonna a Praia, San Zaccaria da Ieta, eccetera. Volevo solo dire che rivendichiamo quindi con orgoglio il nostro patrimonio, che va tutelato e valorizzato. Il migliore strumento della conservazione è la coscienza diffusa delle nostre ricchezze culturali. Spetta quindi alla scuola l'educazione, alla conoscenza, al rispetto e alla tutela di quanto il passato ci ha lasciato. Bisogna rendere consapevoli i giovani della loro appartenenza ad una cultura e della loro responsabilità nei confronti del bene comune. La scuola deve rendere consapevoli le nuove generazioni che un paese non può conoscere sviluppo senza la conoscenza della sua storia e senza la difesa di quel bene comune costruito dalla straordinaria ricchezza e con presenza di arte, paesaggio, agricoltura, artigianato, tradizioni, cibi, musica. Un'oculata gestione di questa ricchezza può produrre anche lavoro e reddito, e anche un'attenzione all'attualità proiettata verso il futuro, come testimoniano i murales di Diamante, di recente candidata a Capitale Italiana della Cultura per il 2024. Benissimo. Bene, passiamo la parola adesso ai ragazzi, che faranno la loro interpretazione di cosa intendiamo noi per transizione ecologica. Prego. Oggi, 18 dicembre 2021, si sente pochissimo, quasi nulla. Oggi, 18 dicembre 2021, bisogna metterlo a vicino, deve mangiare per essere pericoloso. Lo disinfettiamo. Pino. Pino. Oggi, 18 dicembre 2021, eccoci alla sesta tappa conclusiva della prima fase del percorso di Generazione Praia. Siamo all'evento Rivoluzione Verde, Transizione Ecologica e Sostenibilità Mediterranea.
Con Rigenerazione Praia abbiamo voluto concretizzare il triangolo virtuoso dell'interdipendenza tra società, economia, ambiente. C'è fermento, armonia tra personale, alunni e società civile. Amministrazione è questa la vera transizione. Transizione che passa attraverso il passaggio della dimensione del tu, io al noi, attraversando la dimensione della dipendenza tu, poi dell'indipendenza maturità dell'io, fino a giungere all'interdipendenza. La transizione siamo noi qui, accettiamo la sfida e conduciamo il cambiamento che passa attraverso la scuola, educando noi giovani al rispetto di sé, degli altri e delle cose, attraverso attenzione, cura e rispetto. Oggi noi qui non stiamo rappresentando l'IS Braille, ma tutto il mondo scuola. Rispettiamo e partiamo dalla scuola, dagli alunni, siamo noi il cuore pulsante della comunità. E lo faremo illustrando oggi, ma realizzando domani le seguenti attività, che sono per noi un impegno. Progetto gastronomico, culturale e turistico, che sarà illustrato più dettagliatamente dai nostri compagni dell'Istituto Alberghiero. La rigenerazione Praia, cibarsi di cultura, per rilancio della Riviera dei Cedri e dell'Italia meridionale, per la Neo Magna Grecia del XXI secolo. Urares, il gentile abbraccio della Riviera dei Cedri. La valorizzazione della bicicletta, il mister e mister alluminio, bicicletta simbolo del riciclo dell'alluminio, materiale del riciclo più prezioso, realizzata con 800 lattine. Il corso dell'alluminio, dove raccoglieremo le lattine, contando le 800 per volta, perché ogni 800 lattine avremo realizzato una bicicletta. Sfilata con abiti della Sartoria Creativa Roma, made in testaccio, riciclo tessuti, hashtag non sprecare. Ma prima, simbolicamente, partiamo dal nostro tableau vivant, l'incoronazione di Napoleone di Jacques-Louis David, rappresentato dagli alunni del liceo classico. Ma perché abbiamo scelto proprio Napoleone? È tra gli uomini più famosi della storia, è un grande organizzatore, un uomo che aveva visione e che sapeva creare consenso, una macchina di sogni che si alimentava con la forza della cultura e la seduzione dell'arte, arte che Napoleone amava e che saccheggiava nei paesi con le armi. Partiamo da Napoleone, perché proprio questo non lo permetteremo più a nessuno. Noi difendiamo simbolicamente oggi, ma domani e sempre difenderemo la nostra terra, le nostre bellezze e le nostre ricchezze. Bene, allora adesso c'è una sorpresa per voi. Un attimo, che c'è? C'è una sorpresa. Guarda come c'è. Scusate, siamo in diretta, sono un po', come dire, ragazzi, vi dovete mettere qui, magari saremo noi a spostarci per vedere. Ragazzi, mettetevi qui davanti al tavolo, se no non avete la centralità di unità. Forza! Imperatore, forza, veloce, veloce. Questo di me, questo di me. L'incoronazione di Napoleone è un dipinto realizzato da David, l'artista ufficiale dell'imperatore, tra il 1806 e il 1807, di enormi dimensioni. Conservato a Parigi, al Museo del Louvre, l'opera documentata l'incoronazione di Napoleone e di sua moglie Giuseppina nella cattedrale di Notre Dame. Napoleone è raffigurato al centro del dipinto nel momento della sua incoronazione, di fronte a 80 personaggi riconoscibili. L'imperatore è in piedi, rivolto verso i presenti e solleva in alto la corona d'oro. Una corona di foglie d'oro c'è sul capo di Napoleone. Due gradini più in basso, la moglie Giuseppina Bornet è inginocchiata, alla testa chinata e le mani giunte a porta corona. Napoleone, in persona, ha incoronato la moglie e se stesso. Due dame sollevano il bordo del prezioso mantello, simile a quello imperiale.
il Papa Pio è presente seduto di trono Napoleone, ma si limita a benedire l'incoronazione. La sua presenza dichiara l'appoggio della Chiesa. Napoleone, però, compie il gesto autonomamente e sancisce il suo assoluto potere. Le tre sorelle di Napoleone, Elisa, Paolina e Carolina, sono raffigurate a sinistra. Al centro, in posizione frontale, siede poi la madre di Napoleone. L'anziana donna non fu presente alla funzione a causa di contrasti con il figlio. La madre, infatti, non era d'accordo con la scelta della sposa. La sua presenza nel dipinto fu però una richiesta esplicita di Napoleone a fini protagonistici. Dietro a Giuseppina Bonaparte si trova Gioacchino Murat, il marito di Carolina Bonaparte, con un vassoio in mano. Luigi Bonaparte, invece, si trova dietro le tre sorelle. Dietro di lui si trova Giuseppe Bonaparte. La figura di Napoleone si ispira a quella dei suoi predecessori romani. Napoleone vuole interpretare nuovamente le glorie dell'impero romano. E sostenibilità ambientale. Che mondo lasceremo in mano ai nostri piccoli e giovani? Bisogna affrontare questi temi in maniera trasversale, perché scelte impattano su tutti i comparti economico, sociale e ambientale. Al centro di tutto ci deve essere l'uomo. Il cambiamento climatico non è futuribile, deve essere dentro di noi oggi. Non si può affrontare se non insieme e riguarda in modo forte tutti. Un tema di cui ci dobbiamo appropriare come cittadini. Solo dopo coinvolge tecnici che ne hanno dovere istituzionale. Indispensabile il senso di responsabilità sociale molto forte per perseguire il benessere delle generazioni future. È fondamentale che tutti corrano nella stessa direzione, anche se ancora adesso la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Creare un triangolo virtuoso tra ambiente, economia e società. Squilibrando solo uno si distrugge tutto il resto. Le scelte sociali si ripercuotono nell'ambiente e nell'economia. Le scelte dell'uomo non avvengono a caso, avvengono perché l'uomo ha deciso che ciò avvenga. Si stanno facendo scelte coraggiose, ma grandi perplessità sui tempi strettissimi. Quello che abbiamo prodotto negli anni precedenti non ha manifestato tutto il suo effetto, perché nei prossimi anni si manifesteranno effetti delle emissioni create fino ad oggi, anche riuscissimo a bloccare le emissioni adesso. La nostra scuola intende impegnarsi a diventare modello virtuoso in termini di sostenibilità ambientale attraverso la riduzione della propria impronta ecologica e la promozione di una cultura ecologica a tutto tondo tra gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, le istituzioni e in generale nella comunità. Un modello di scuola, dunque, che svolge un ruolo attivo nelle politiche locali, ambientali e sociali, contribuendo con l'innovazione della didattica e degli strumenti formativi alla crescita di nuove generazioni più consapevoli e soprattutto protagoniste di un futuro sostenibile. La nostra scuola e i sottoscritti dell'accordo di rete intendono lavorare e sviluppare un progetto guida incentrato sul modello della sostenibilità mediterranea, transizione ecologica, che si propone di ripensare le relazioni uomo-ambiente e uomo-uomo, in un'ottica trasformativa delle modalità di pensiero e di azione, in cui però nessuno ha la ricetta risolutiva in tasca e dove si rende necessario sperimentare, fare ricerca, essere tutti insieme educatori riflettivi capaci di guardare all'esperienza in modo critico ed evolutivo. Perché un intero pianeta, fatto oggetto e strumento di produzione e accumulazione di ricchezza ineguale, ha mostrato la finitezza delle sue risorse, i limiti possibili di alterazione della composizione atmosferica e dei cicli di carbonio e azoto, di disponibilità e inquinamento delle acque insieme alla fertilità dei suoli.
ha segnalato il raggiungimento dei confini ultimi del disequilibrio complessivo dell'ecosistema Terra, il capolinea. Transizione e passaggio da una situazione a un'altra. Non c'è ambiguità possibile. Occorre lasciare un modello, un sistema e migrare, evolvere, trasferirsi in un altro. Pur con tutte le gradualità del caso, non c'è riforma o aggiustamento che tenga. L'ecologia dovrebbe ispirare ogni nostro atto quotidiano. Il mangiare, il muoversi, il produrre, perché non siano atti di consumo, di dissipazione e deterioramento delle risorse, ma atti di conservazione e rigenerazione dei beni, per poter continuare ad abitare il pianeta. La transizione ecologica parte dal cibo. Il cibo è l'esempio più eclatante e concreto della rete di connessioni che regola e rende possibile la vita sul pianeta. Il cibo è contemporaneamente nutrizione e cultura, ambiente e geografia, storia e identità. Ogni prodotto che portiamo in tavola connette semi, suolo, aria, acqua, territorio, sapere e comunità. È paradigma principe di ogni innovazione sulla sostenibilità. Eppure il nostro sistema alimentare globale è la prima causa di perdita di biodiversità, di lapidazione della nostra speranza di sopravvivenza. Sistemi agricoli sempre più specializzati e semplificati, che occupano terreni sempre più vasti e mettono a rischio la biodiversità. Il sistema alimentare globale è la prima causa di perdita di biodiversità. È ora di sovvertire i paradigmi che ci hanno condotto al collasso e costruire una reale transizione. Si può fare dal campo alla tavola. A riguardo dell'ISS Praia, si intende di valorizzare la vocazione turistica dell'intero Alto Tirreno attraverso ristorante didattico con cucina tipica della dieta mediterranea. In convenzione con Accademia di Nicotera, formare ristoratori per includerli nel club di ristoranti della dieta mediterranea. Formazione a lune guide turistiche, menù gastronomico e artistico-culturale dei comuni Riviera. Formazione a lune per la salvaguardia e gestione delle acque. Commercializzazione biscotti dell'ospitalità e realizzazione murales, il gentile abbraccio della Riviera Regesi, che ispirandosi alla coscienza ecologica che intendiamo promuovere, riprodurrà la cartina geografica dei comuni dell'Alto Tirreno Cosentino, caratterizzati da un prodotto tipico di ciascuno, e sarà realizzato dai veri sindaci di ogni comune della Riviera Regesi. Il coordinamento sarà affidato all'IS Praia. Simbolicamente ubicato a Praia al Mare, porta della Calabria e della Riviera dei Cedri, come messaggio di condivisione di un intero territorio che si abbraccia nella stessa cultura e ricchezza ambientale, artistico-gastronomica per accogliere ed ospitare i suoi visitatori. Ispirato alla centralità della coscienza ecologica dell'uomo, esso sarà caratterizzato dal colore nero, inquinamento, verde, campagne e monti, azzurro, acqua, fiumi e mare. Inoltre all'interno del viso, posto di profilo, sarà disegnata la cartina muta dell'Alto Tirreno Cosentino, comprendendo tutti i comuni, mari e monti, che non presenterà confini tra comuni, ma ciascuno di esso sarà rappresentato da un elemento caratterizzante. È ormai storia nota che la dieta mediterranea, scoperta dal fisiologo Ansel Keys, è tanto studiata e vantata, assicura una nutrizione bilanciata e benefica sul corpo umano, tanto da farla rientrare come mezzo attraverso il quale si possano avere benefici sulla salute, rappresentando una prevenzione verso malattie cardiovascolari, degenerative ed oncologiche. I costituenti principali di verdura, frutta, legumi, olio di oliva, farina integrale, uova, peperoncine e vino
portano all'interno principi attivi dalla forte azione immunomodulante. L'abitudine alimentare a questi prodotti non si circoscrive solo alle regioni meridionali italiane, ma sono comuni, anche se con lievi varianti, a tutto il bacino del Mediterraneo. Spagna, Grecia, Turchia, Marocco e tutti i paesi del Nord Africa usano questi prodotti e da essi ne traggono delle specialità che, oltre a determinare uno lifestyle eccezionale, creano anche virtualmente percorsi turistici da visitare e da abbinare ai tesori archeologici e naturalistici presenti in tutto il Mediterraneo. È meno noto che il libro How to Eat Well and Stay Well, The Mediterranean Way, pubblicato nel 1975, con il quale Ansel Keys fece conoscere nei 5 continenti la Mediterranean Way, fu pubblicato in lingua italiana soltanto nel 2017, ben 42 anni dopo. Stessa sorte è toccata al libro autobiografico Adventures of a Medical Scientist, scritto da Keys nel 1999 per raccontare la affascinante vicenda della propria vita trascorsa tra ricerche, studi e gioia di vivere in larga parte lungo le sponde del Mediterraneo. Questo libro, poco conosciuto, è restato nella lingua in cui fu scritto. Copia di esso è stato donato all'IS Praia, unitamente ad un libro Ricette per Alici, Pioppi 1971, in data 13 novembre 2021, durante il convegno Cibo e Cultura, Terra e Ricchezza, dall'ingegnere Agostino Cappuccio di Pioppi, che ha vissuto il rapporto di familiarità con il dottor Keys fino al 1999. Le finalità del progetto Cibarsi di Cultura sono: mettere in evidenza lo stile di vita e le proprietà nutrizionali della dieta mediterranea, con particolare riferimento allo studio del Seven Countries Study condotto dall'epidemiologo Ansel Keys e valorizzato dalla regione Calabria con apposita legge regionale numero 40 del 2017. Evidenziare nelle varie zone le tipicità peculiari e le specialità culinarie e i benefici che si creano a livello nutrizionale. Sono da valorizzare tutte, ad esempio le tipicità quali il cedro e la sua riviera, il bergamotto che nasce in un microclima speciale nella Costa Viola e Riviera dei Gessomini, la Costa degli Dei con la dieta mediterranea, la cipolla rossa e l'anduia, e abbinare le tipicità e le specialità ai tesori archeologici e alle tradizioni popolari per area e zona, evidenziando la correlazione culturale e storica. Creare percorsi turistici coinvolgendo i paesi del Mediterraneo in modo da percorrere virtualmente la storia, la cultura e le tradizioni. Creare sviluppo economico nelle zone coinvolte e, non ultimo, gettare le basi di un contributo fattivo alla immigrazione di massa per un'inclusione rispettosa della persona umana. Creare una rete di eccellenze della ristorazione enogastronomica legate allo stile di vita dalla dieta mediterranea, con la promozione di menù dedicati ai cibi mediterranei, il tutto inserito in un club della ristorazione mediterranea. Promuovere corsi di formazione professionale validati e certificati con l'Accademia della Dieta Mediterranea, l'Ottimir Osservatorio Dieta Mediterranea Italiana, di riferimento a istituzioni scolastiche e universitarie, nonché le Camere di Commercio di tipo Valencia. Far conoscere gli obiettivi dell'Agenda 2030 e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso, sia nella sua dimensione individuale, sia sociale, sia dell'intero ecosistema, per favorire sviluppo e economia turistica.
riconoscere il ruolo cruciale della prevenzione e della promozione della salute e di modelli di vita sostenibili come fattori di sviluppo della società, adottando un approccio mirato a garantire equità e contrasto alle diseguaglianze. Investire sul benessere dei giovani con il favore dell'adozione di corretti stili di vita, cittadinanza attiva e di inserimento nel mondo del lavoro. Configurare i comuni della Riviera dei Cedri come luoghi che custodiscono preziosi patrimoni materiali e immateriali di tipo storico, archeologico, architettonico e paesaggistico. Stabilire il raccordo tra ambiti disciplinari e promuovere il piacere del lavoro di squadra che, incentrato sullo stimolo artistico creativo, come elaborazione collettiva e mezzo per offrire stimoli di riflessione e trasmettere messaggi, favorisca la socializzazione tra gli alunni, con attenzione particolare agli alunni disabili, e consenta a ciascuno di esprimere la sua opinione o proporre suggerimenti. Allora, i ragazzi hanno fatto il loro intervento, ecco, questo è frutto proprio della riflessione, delle loro riflessioni sull'ambiente. Vedete che loro due sono studentesse del liceo classico e loro invece sono studenti dell'istituto alberghiero, quindi ognuno ha approfondito, ecco, il proprio indirizzo, secondo il proprio indirizzo, insomma, ha fatto l'intervento, è stato tagliato appunto da loro, seguendo un po' i loro specifici interessi. Benissimo. Allora, adesso l'intervento dei ragazzi è terminato, quindi passo la parola alla... Prego, allora, al dottor... Facciamo la sfilata dei ragazzi? La sfilata? Sì, allora, se sono pronti... Facciamo anche se no nel frattempo presentiamo sì gli interventi, i nostri ospiti. Salvaguardia dell'ambiente, allora, quindi mentre si preparano, allora facciamo un giusto. Salutiamo i nostri ospiti, gli interventi. Prego, prego. Se magari anche per pulire le domande possiamo fargli accomodare i ragazzi? Sono già pronti? No, loro, li possiamo passare. Allora, prego, ragazzi, sedete, grazie. Bravi. Dei ragazzi, adesso invece ci saranno i saluti e la testimonianza di chi questa transizione ecologica la sta vedendo dal punto di vista degli adulti. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il professore Beltri, in rappresentanza dei Lions dell'Alto Tirreno Cosentino, l'ingegnere Antonio Andrea Longo, il presidente dei parchi marini della Calabria, l'architetto Ilario Toccossi. I ragazzi sono pronti per fare la sfilata, nel frattempo e c'è anche la sfilata, male in testaccio. Salve. Proviamo così, io passerei la parola all'ingegnere, magari per i saluti, anche all'architetto Toccossi, poi la sfilata, e poi passiamo la parola al professore Beltri che ci farà una panoramica chiaramente tecnico-professionale di cui abbiamo estremamente bisogno. Sarà proprio una lezione, come dire, rivolta ai nostri alunni. Penso che sia l'ordine più corretto per proseguire. Bene, allora passo la parola all'ingegnere Caporongo. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Io, come diceva la vostra preside, rappresento il Lions Club, nello specifico di Avanti Alto Tirreno, perché io sia cosentino, ma questa è stata ormai da tanto tempo l'occasione per potermi interfacciare con questi territori che amo, apprezzo, e soprattutto in questo momento voglio fare i complimenti ai ragazzi
che hanno dimostrato di essere stati ben educati, indirizzati dai loro docenti in questa bella carrellata che hanno fatto. Ragazzi, il futuro è vostro. Agiate sempre per come è meglio agire, non per come si suole agire, perché la società di oggi ci dimostra che spesso siamo incarnati in questo malagire che non sta portando ad altro che a risultati negativi come questo della transizione ecologica. Diceva lei che siamo a questa transizione perché siamo arrivati a un punto di non ritorno, per cui dobbiamo cambiare per forza rotta. Mettiamo al centro non l'uomo, ma la coscienza ecologica dell'uomo, e direi ancora la coscienza dell'uomo, perché l'uomo è ospite, è la natura, l'ecologia, il pianeta che ci ospita. Quindi non dobbiamo diventare noi padroni, ma dobbiamo riuscire a comportarci, anzi dovremmo riuscire a comportarci come ospiti, salvaguardando quello che poi è il nostro ambiente. La cosa potrebbe ritorcersi contro di noi. Quindi la faccio breve, complimenti ancora per come avete interpretato questo argomento. Ci sarebbe tantissimo da dire, sicuramente ne troverete da qua agli anni a venire gli argomenti da trattare. Complimenti ancora, passo di nuovo la parola a chi mi verrà appresso. Grazie ancora. Aspettiamo il caso che... Un grazie voglio fare, anche se non sono presenti, ai presidenti del Lions Club, magari se vuole farlo io. Sì, allora, i presidenti del Lions Club che ci supportano, sia di Nicotera, l'ingegnere, un saluto quindi, un caro saluto all'ingegnere Francesco Lastaglia, Lions Club, il presidente del Lions Club di Padula, Frank Romeo, e il presidente di Trecchina, Valle Lunice, Falcone. Io passo velocemente la parola all'ingegnere Tricosti. Buongiorno a tutti, io sono Ilario Tricosti, come diceva la dirigente scolastica, sono il commissario del Parco Marino Regionale. Il Parco Marino Regionale è un parco di nuova istituzione, istituito da pochi anni, che si occupa appunto della tutela della biodiversità marina e costiera. È un ente nuovo perché, anche se accolto in buona sostanza dagli enti che erano già stati istituiti nel 2003 dalla Regione Calabria, ed ha una peculiarità: è l'unico parco regionale marino d'Italia. Cioè, in Italia non ci sono altri parchi marini. Il nostro parco è un parco unico e tende, come dicevo prima, a tutelare la biodiversità marina e costiera. Ha una peculiarità questo parco, ha una peculiarità che è quella di non essere concentrato in una sola area della Calabria, è concentrato in cinque aree particolari. Una è questa dove ci troviamo, che è la Riviera dei Cedri, l'altra si trova nella zona di Amantea, le scogli di Ischia, c'è tutta l'area che va da Pizzo fino a Rucali. Sulla parte invece ionica abbiamo l'area di Brancaleone, quindi scogli, costa dei Gelsomini, e poi c'è la Baia di Soverano. Queste sono le cinque aree che la Regione Calabria ha ritenuto di normare, quindi di sottoporre a tutela. Dopo una prima fase di avvio di questi parchi marini, la Regione Calabria ha capito che erano diventati dei carrozzoni, quindi erano diventati ormai solo posti per dare delle indennità ai presidenti, e come dire, portata anche dalle contingenze economiche nazionali, ha accorpato in un unico ente queste cinque entità. Questa è una breve presentazione del parco marino. La Calabria, come ben sapete, ha tre parchi nazionali, ha un parco regionale terrestre, il Parco delle Serre, ha due riserve di tutela, che sono la riserva di Tarsia Crati e la riserva della Valle
delle valicolture. Queste riserve, da come vedete, la presenza di tutti questi parchi fa emergere un dato notevole. Cioè, il dato qual è? Che la Calabria ha è uno scrigno di biodiversità, lo descriviamo noi. In Calabria ci sono aree che hanno peculiarità particolari che sono tutelate da norme europee. Ci sono 186 ZSC, le zone speciali di conservazione, sono i vecchi SIC, sono quelle aree dove ci sono specie ed habitat che sono tutelate a livello europeo. Il parco marino, per esempio, è un ente gestore di 28 ZSC. La regione di Calabria, oltre a dare al parco marino la tutela delle aree proprie del parco, ha inteso anche dare la tutela e la gestione di queste ZSC che sono 28, sulle quali proprio in questo periodo noi stiamo elaborando i piani di gestione. I piani di gestione che cosa sono? Sono dei piani che appunto vanno a individuare quelle che sono le minacce per specie ed habitat e quali sono le tutele da attuare. Oltre a queste attività, il parco marino, come dicevo prima, la dirigente scolastica sta portando avanti e sta coinvolgendo i territori del parco attraverso tutta una serie di attività, per esempio l'attività di sensibilizzazione sulla raccolta dell'alluminio è un'attività che viene fuori da una buona pratica messa in atto dal comune di Soverato. Io ho partecipato in quella fase alla chiusura dell'iniziativa, ho visto che questa iniziativa poteva essere replicata nei comuni del parco marino e io ho coinvolto i 18 comuni. Da questi 18 comuni solo 11 hanno aderito all'iniziativa ed è stata un'iniziativa portata avanti nei mesi estivi, nella stagione estiva passata. Questa iniziativa ci ha consentito di coinvolgere circa 100 stabilimenti balneari ed abbiamo raggiunto un risultato definito da CIAL enorme, notevole, cioè nel senso che siamo riusciti nell'arco di una stagione, che a dire il vero sono stati due mesi e mezzo di raccolta, siamo riusciti a portare a conferimento come materiale monouso, quindi come alluminio, 125.000 lattine, vale a dire un risultato definito da CIAL proprio eccezionale. Ci siamo confrontati in questa fase con la Versiglia, cioè la Versiglia era l'altro investimento che CIAL, il consorzio raccolta alluminio, aveva portato avanti in Italia. La campagna Ogni Lattina Vale, bene precisarlo, è una campagna europea che ha come paradigma il fatto che con 800 lattine viene fuori quella bicicletta, che non viene definita bicicletta, ma appunto CIEL, che è il consorzio che l'ha pensata, ideata e realizzata, l'ha chiamata bicicletta, cioè con 800 lattine di bibite, noi abbiamo partecipato prima ad un'esibizione fuori nel cortile dell'istituto, con 800 lattine viene fuori una bicicletta, quindi quella là è un simbolo proprio per far capire che con il riciclo e con il riuso è possibile ridare vita a dei materiali pregiati come appunto l'alluminio. Che cosa abbiamo fatto quando abbiamo chiuso la campagna? Questa campagna estiva l'abbiamo chiusa proprio nella settimana della mobilità sostenibile. Abbiamo fatto due iniziative, una a Soverato e una a Tropea, proprio per presentare i risultati della campagna. Lì ci siamo convinti di una cosa, io e Pietro Pileggi, l'architetto Pileggi, che mi dà una mano proprio su questa iniziativa, ci siamo convinti che era importante, necessario, obbligatorio quasi, portare quell'iniziativa all'interno delle scuole. Lo stiamo facendo. La volta passata abbiamo già fatto una prima presentazione, ne abbiamo fatto un'altra a Soverato, ora la facciamo qua, a breve ne faremo una a Diamante e poi a Vibo. Quindi porteremo nelle scuole questa iniziativa proprio per far capire agli studenti l'importanza della raccolta differenziata e del RIU. Voglio soltanto aggiungere una cosa, una sola cosa e poi chiudo. Il parco è artefice anche di un'iniziativa, qua siamo al liceo classico, la volta passata siamo stati al liceo all'istituto Alberghiero,
E lì mi è sfuggito di dire una cosa molto importante. Il Parco Marino si è fatto promotore di, un'iniziativa che è quella del distretto del cibo del Parco Marino. Anzi, vi invito, ti inviterò a breve ad aderire a questa iniziativa come istituto. Perché che cosa abbiamo pensato? Qualche studente prima elencava le peculiarità di alcune aree della Calabria. Sono prodotti che noi troviamo solo all'interno del Parco Marino. Il cedro, la cipolla di Tropea, il bergamotto e altre particolarità diciamo, della natura che noi abbiamo all'interno di questi territori. Quindi abbiamo presentato alla Regione Calabria e ci siamo candidati per costituire il distretto del cibo del Parco Marino. Questo distretto è particolare, come particolare il Parco Marino. Perché è particolare? Perché non è un distretto che, come dire, porta avanti le peculiarità di un'area, è un distretto che porta avanti le peculiarità di una regione, perché come vi dicevo prima, 3 parchi marini sulla costa tirrenica, 2 sulla costa ionica. Quindi, e in questo percorso ho ritenuto, perché secondo me era opportuno, di coinvolgere anche i comuni dove c'è la presenza di una ZSC. Quindi oltre ai 18 comuni del parco, io ho allargato il distretto del cibo anche agli altri 28 comuni dove c'è la presenza di ZSC. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio la dirigenza scolastica per l'invito, ringrazio l'amministrazione di Praia Mare che è sempre sensibile e sempre attenta nei confronti del Parco Marino. Grazie a tutti. Passo la parola a Emanuele per la sfilata che faranno anche i nostri ragazzi tra 14 sì. Buongiorno a tutti, sono Emanuele Pierozzi di Medi Testaccio, un laboratorio di arti tessili che opera, nasce a Roma, Testaccio un quartiere di Roma, e in questo momento stiamo operando in Toscana. La creativa di Medi Testaccio, Gloria Brescini, che ho la fortuna di avere in moglie, nasce come pittrice, come scenografa e anche come costumista, e poi ha deciso intorno a 12 anni fa di creare questo atelier di moda, e quindi integra tutte quante queste esperienze e diciamo ha come cuore appunto quello di mettere in relazione tutto ciò che tutta la sua esperienza. Operiamo nel campo del recupero del materiale. Il recupero del materiale bisogna intendere non soltanto abiti che non mettiamo più e abiti usati, ma il recupero del materiale sono anche pezzi diciamo parti di tessuto che però non c'è un continuativo e quindi andrebbero bruciati. Quindi noi prendiamo tutto quanto questo, lo reintegriamo e creiamo dei capi unici. Ovviamente noi non lavoriamo solo all'interno della moda, abbiamo fatto anche scenografie, forse qualcuno di voi è stato a Lido Barbanera qui a Maratea, grazie, noi siamo stati contattati grazie a James, e abbiamo creato il Lido Barbanera sempre con tutto quanto materiali di recupero. I cappotti che adesso vedrete sfilare sono stati realizzati grazie ad una collaborazione che abbiamo sviluppato con IKEA di Anagnia di Roma e poi anche successivamente, che in questo momento abbiamo in essere anche con IKEA di Firenze. Sono dei cappotti che erano delle coperture di divani che sarebbero andate al macero, perché quei divani non venivano più prodotti e quindi quelle coperture sarebbero andate al macero. Noi abbiamo deciso di prenderle e di trasformarle in cappotti che adesso vedete. Bene, stanno già arrivando. Esatto. Grazie di tutto, io poi non voglio ulteriormente deviarvi, lascio la parola ad altri, faccio parlare gli altri. Sì. Venite, divertitevi nel... Ora non so... Bravissimo! Brava! Brava! Bene.
particolarità volevo... Mamma modella, mamma che bella! Bravo. Complimenti alle nostre modelle. Ce ne sono secondo me. Sì, sì, ci sono. Dai Serena. Forza. Bravo, così. Fai vedere la borsa in coordinato. Fai vedere la borsa. Vedete, è fatto con dei tessuti che ci ha donato Valentino. Grazie, fate un giro. Esatto, anche loro si sono stati contattati. Siamo stati contattati con lavorando nel settore, è stata Ikea a contattarci e successivamente Valentino a contattarci proprio. Grazie ragazzi. Benissimo. Bene. Alle nostre modelle, io passo la parola al professore Veltri. Sì. Allora, buongiorno. Io ringrazio sicuramente la preside per questa bella possibilità che mi dà di essere presente. È mio quello. No, a una giornata dedicata all'ecologia. Ringrazio l'amico giovane collega Andrea e l'ingegnere Malomo che mi hanno presentato alla preside, dandomi la possibilità di discutere di ecologia. Quando io mi sono laureato nel 1974 con una tesi sull'inquinamento dell'Italsider a Bagnoli, la parola ecologia era sì nel vocabolario, ma era una parola sconosciuta ai più. Poi nella mia vita ho fatto l'ingegnere, quindi un mestiere che diciamo apparentemente è molto lontano dall'ecologia. Strada facendo ho riscoperto come anche nell'ingegneria l'ecologia deve essere centrale. E ho preferito, ecco, se i ragazzi magari che hanno parlato ascoltassero sarebbe meglio, perché in realtà l'impostazione iniziale che mi aveva suggerito Andrea era di parlare di alcune problematiche dell'ecologia. Questo si rivolge verso la telecamera. Sì. Stiamo filmando i ragazzi, questi interventi. Ecco, così va meglio. Allora, stavo dicendo, ho preferito invece prendere il ragionamento alla lontana. E quindi gli argomenti tipicamente ingegneristici che mi erano stati suggeriti, tipo l'inquinamento marino, tipo i rifiuti solidi, li ho considerati quelli che nella realtà sono, ovvero sia dei corollari dell'ecologia. Quindi ho preferito fare una presentazione rivolta soprattutto ai ragazzi, quindi altrimenti se avessi affrontato quelle altre tematiche sarebbero state tematiche rivolte agli addetti ai lavori. Ora la presentazione è molto lunga, quindi io alcune parti le salterò. Ha tanti collegamenti ipertestuali e quindi sarò costretto probabilmente anche a tagliare i collegamenti ipertestuali, ma lascio la presentazione alla preside, non solo perché se vuole la può mettere sul sito del liceo, ma se ritiene in questo anno dedicato alla transizione ecologica di fare altri incontri, io sono disponibile. Allora, quindi partiamo velocemente con un glossario. Ecologia è una parola che viene dal greco e quindi riguarda la relazione fra l'uomo e l'ambiente, non solo però, fra tutti
fatti, gli esseri, le componenti dell'ambiente. Ed è un paradigma, cioè è un qualcosa di riferimento. Se non la intendiamo così, siamo fuori strada, come vi mostrerò di qui a poco. Tutte le altre cose di cui parliamo, quindi, compreso lo stesso inquinamento, sono dei corollari. L'inquinamento del mare, cioè delle azioni, delle asserzioni che sono conseguenti ad una precedente che diamo per scontata, e la scontata è l'ecologia. Parliamo di inquinamento. L'inquinamento è un'alterazione nell'ambiente dovuta o a fatti che accadono indipendentemente dall'uomo, ma soprattutto a fatti che discendono dalla presenza dell'uomo. Tipi di inquinamento ne possiamo avere tanti. Il fatto vero è che l'ecologia, l'inquinamento in questo momento è non solo un problema urgente, ma anche importante. Cito una frase di Eisenhower, che era tutt'altro che un ecologo, lo diceva per la guerra. Ci sono problemi urgenti ma non importanti, ci sono problemi importanti ma non urgenti. Occuparci di ecologia oggi è contemporaneamente importante ed urgente. La faccio vedere una volta per tutte. Il merito di questa ragazza è semplicemente quello di aver proposto, come dire, coram populo, cioè davanti a tutti, questa materia. Perché in realtà la questione è molto più complicata di come la pone lei. Quindi il problema non è tanto se riusciamo a raggiungere un livello di accettabilità nel 2040 o nel 2050 o nel 2060, e nemmeno se riusciamo ad abbassare la temperatura di 1,5 gradi o di 2 gradi. C'è dietro tutta una storia che è una storia che è la storia dell'umanità. Qui c'è un po' una casistica dei vari inquinamenti, che sono tantissimi. C'è l'inquinamento del suolo, l'inquinamento idrico, l'inquinamento negli ambienti confinati, e ciascuna di questa materia ha una sua specificità. Io in particolare nella mia professione mi sono occupato di inquinamento idrico, di inquinamento urbano, anche suddividendo in base al tipo dell'inquinamento anche l'inquinamento dovuto agli agenti. Ne ho messo uno di inquinamento, che in realtà se l'avessi messo avrei offeso e non meritavate di essere offeso la platea, quello che il mio maestro di ecologia chiamava inquinamento da chiacchiere. Ve lo racconto come fatterello. Eravamo nel 1975, io ero laureato da pochi giorni, lui mi accompagnò a fare una presentazione, io gli porgevo da almeno le diapositive, non c'era ancora il PowerPoint, c'erano i trasparenti, e insomma il suo intervento era previsto. Noi siamo partiti puntualissimi, preside, quindi no, io dovevo iniziare alle 11:15, quindi abisit nulla verbis da quello che sto dicendo. Insomma, il suo intervento era previsto per le 10, era mezzogiorno e ancora non gli davano la parola. A un certo punto lui mi disse: Paolo, raccoglie le carte. Quindi, come dovete fare l'intervento? Raccoglie le carte. Si presentò e disse: ho studiato tanti inquinamenti nella mia vita, ma l'inquinamento da ghiaccio non l'avevo mai sentito. Ho chiuso la cartella e ci fece andare via. Quindi non è ovviamente questo il riferimento, perché parliamo seriamente di inquinamento. Io vado alla radice del problema. E nell'andare alla radice del problema, ritengo che un'affermazione fatta da una ragazza, ho apprezzato moltissimo gli interventi della ragazza, debba essere corretta. Non è l'uomo che dobbiamo porre al centro della natura, ma è la natura stessa che deve essere posta al centro. E l'uomo di questa natura è soltanto una componente, peraltro ritengo la componente più arrogante e meno meritoria. Noi in questo quadro, se si vede, qui si vede sfocato purtroppo, rappresentiamo noi esseri umani un elemento che è comparso nel quaternario. E il quaternario, se si fa riferimento a un orologio di 24 ore, da quando cioè la Terra si è formata, rappresenta 17 secondi sul 24 ore, per capirci che cosa siamo. Qui invece nella tabellina c'è la spiegazione analitica di come quella cronografia su 24 ore viene distribuita. Ragazzi, noi siamo qui all'interno del quaternario, ma prima di noi ci sono state ere ed ere geologiche che sono durate milioni di anni, e ci chiediamo: ma è stato indolore il passaggio da un'era all'altra? C'è stata una certa gradualità? Ci sono stati momenti traumatici? E ci sono stati.
i grandi rettili ci sono stati fino a 70 milioni di anni fa, poi ci sono diverse teorie che dicono com'è che sono scomparsi, fatto sta che sono scomparsi, non ci sono più. È in atto un cambiamento climatico? Direi di sì. Del resto ci sono stati nella storia della, per come, anche qui si vede male purtroppo, però ripeto, lasciandovi la presentazione vedete tutto chiaramente, nella parte di sotto ci sono le variazioni di temperatura che si sono misurate da milioni d'anni in qua attraverso i metodi che i geologi ben conoscono. Come vedete nella parte sinistra di questo grafico, dove c'è il tratto segnato in giallo, ci sono stati sbalzi di temperatura anche di decine e decine di gradi, quindi il grado e mezzo, due gradi di cui parliamo oggi sono collocati nella parte destra di questo grafico, che sono delle oscillazioni gravi. Uno dice: com'è possibile che un grado e mezzo, due gradi possano modificare di tanto la vita sul pianeta? La modificano. Quindi immaginate come era modificabile e come fu modificata milioni di anni fa, quando grandissimi sconvolgimenti si abbatterono sulla Terra. Del resto l'ultima glaciazione è recente, appena 10.000 anni fa c'è stata, e l'Europa nell'epoca dell'ultima glaciazione si presentava come si presenta la fotografia di sopra. E ci domandiamo, ma allora è vero che siamo in presenza di un cambiamento climatico? Guardate, c'è chi lo nega, ma non sono i terrapiattisti, cioè, o i Novax, che negano le cose sulla base del nulla. Quelli che sostengono che il cambiamento climatico non ci sarebbe portano nel loro ragionamento tesi tutto sommato valide, ovvero sia, se si fa un bilancio energetico di questo sistema che è la Terra e che riceve energia dall'esterno, semplicemente dal Sole, ne viene fuori che noi dovremmo avere una temperatura gelata e non una temperatura elevata. Quindi vuol dire che qualcosa ancora è da studiare, è da comprendere. D'altra parte il tutto è regolato, mi dispiace ancora una volta che io qui lo vedo benissimo, ma lì si vede proprio male, da una sola cosa, dal ciclo del carbonio, che è qualcosa che gli studenti studiano già alle scuole medie, ma forse date poca importanza, come l'ho data io fino a 20-25 anni fa, a questa storia della fotosintesi, che è invece fondamentale. D'altra parte, ad averci condotto fuori strada, cari ragazzi, non è soltanto la presunzione dell'uomo, ma purtroppo, spero di non offendere chi è cristiano, ma questa narrazione dei fatti non è soltanto nella religione cattolica cristiana, lo è soltanto in quella buddista, nel Corano, dovunque, c'è una narrazione che ci porta fuori strada, perché guardando appunto le fonti cristiane, noi vediamo che il sesto giorno è scritto che il sesto giorno furono creati gli animali terrestri, bestiame, rettili, eccetera, eccetera. Poi fu creata l'umanità ad immagine e somiglianza di Dio affinché dominasse sugli animali, benedicendoli a prosperità. Ci ha mandato fuori strada questa affermazione, ci ha mandato potentemente fuori strada. Non solo, ma anche la narrazione biblica dell'arca di Noè è una narrazione che non convince. Ma me lo spiegate com'è possibile che Noè fece salire sull'arca esseri umani, animali, e si era dimenticato delle piante? Poi, finita l'arca, ricostruì, il genere umano si ricostituì, e l'alimento da dove gli veniva? Perché alla base di tutto c'è qualcosa che è una piramide. Quindi il dominio dell'uomo sulle piante e sugli animali ha portato a costruirci delle piramidi, che non sono ovviamente le piramidi della Valle dei Re, ma sono le piramidi cosiddette ecologiche. La piramide che si studia a scuola, la piramide che si legge sui giornali è una piramide fatta così, in cui alla base ci sono i produttori, cioè coloro ai quali noi dobbiamo la vita, che sono le piante. Poi ci sono gli erbivori, poi ci sono i carnivori e poi ci siamo noi, i supercarnivori, insomma, assieme. Ma questa piramide, se ci riflettete un attimo, è sbagliata. Le piramidi vere dovrebbero essere altre. O una piramide, come dire, quindi quella di sinistra è la piramide appunto egoistica, quella che pone l'uomo al centro, sopra a tutto, e sotto di lui ci stanno tutte le altre specie della natura, specie botaniche, specie animali, che lavorano per dare da mangiare all'uomo. Una
superamento di questa cosa è quella che oggi si chiama economia circolare, che in qualche misura aggiusta le cose, cioè mette tutto in un circolo in cui le relazioni sono in qualche misura biunivoche, cioè c'è chi dà e chi riceve, ma nello stesso tempo chi riceve dà. E invece no, bisogna costruire una piramide diversa, una piramide quindi che non sia questa, perché questa non è quella giusta, una piramide diversa in cui c'è tutto capovolto, in cui il fondamento sia il regno vegetale, poi il regno animale e alla fine ci sia l'uomo, perché l'uomo di tutto questo ciclo, di tutta questa narrazione è soltanto l'usufruttuario, non è il creatore di queste cose. E noi adesso entro nel vivo, come dire, della presentazione, introducendo quello che è la presenza dell'uomo in quei 17 secondi. Noi siamo già in una nuova era, che non è l'era dell'età del bronzo, l'età del rame, no, è un'età che si chiama l'antropocene, cioè è l'era in cui la terra, perché di terra stiamo parlando, è stata modificata non da eventi quali le glaciazioni o colpita dalle meteoriti, no, è stata modificata dalla presenza dell'uomo. E questo termine ovviamente non è un mio neologismo, è un neologismo ormai consolidato ed accettato dagli scienziati. Non altrettanto consolidato invece è il termine futuro che ci dovrà appartenere e che si dovrà chiamare l'ecocene, cioè noi non ci rendiamo conto, oggi siamo nell'antropocene, ma di fatto siamo già entrati in un'era successiva che è quella dell'ecocene. Allora, l'uomo in realtà, la provocazione è soltanto nel termine, ha vissuto sulla terra come se la terra fosse stata cosa nostra, ma non tanto con la, come dire, allacciandomi a questo ragionamento in base a quello che normalmente si dice, vabbè ci siamo, cerchiamo di starci bene, sì, ma di starci bene non solo per noi, non solo per chi verrà dopo di noi, ma anche per chi ci sta oggi assieme a noi e che produce quello che noi utilizziamo. Allora, qual è il criterio per cui in questa piramide l'uomo dovrebbe, vi chiedo scusa ragazzi, dovreste però stare zitti, dovrebbe stare soprattutto? Ha dimostrato di essere il migliore, cioè è stato il Maradona del calcio, e nel calcio lo possiamo dire chi è stato il migliore, si può dire se è stato Maradona o Pelé, ma non c'è dubbio che dobbiamo girare attorno a queste cose. In base a che cosa è stato il migliore? Perché in una gara siamo arrivati primi, a biliardino c'è uno che ha vinto e uno che ha perso, c'è stata una grande figura che ha spiegato un teorema che gli altri non sapevano spiegare? La risposta è sì, siamo stati i migliori, ma se l'obiettivo non è questo, ma è il mantenimento della vita, della specie, noi non solo non siamo stati i primi, siamo stati gli ultimi, intanto perché siamo arrivati ultimi, siamo arrivati appena 300.000 anni fa, e come vi ho fatto vedere in quell'orologio, prima di noi ci stava ben altro, e poi perché, scusate il pessimismo, ma non è un pessimismo mio, è un pessimismo della scienza, non è detto che noi dovremo durare per sempre. E non sto pensando al coronavirus, anche se l'immagine che ci ho messo è l'immagine del coronavirus, così come sono scomparsi i dinosauri, sono scomparsi tutti, potremmo scomparire anche noi, potremmo. E la domanda quindi è legittima, chi crea ogni giorno le condizioni per rendere possibile la vita? Siamo noi? No, direi proprio di no. Quindi è anche offensivo il termine che si usa normalmente, smettila, sei come un vegetale. Vegetale è offensivo. Non è vero, perché studi recenti, recentissimi, testimoniano di come, in un modo sicuramente diverso dal nostro, anche le piante hanno un modo loro di comunicare. La vita c'è perché ci sono, e vado al centro, perché c'è qualcosa che si chiama la fotosintesi. Qui è un libro che io consiglio, Presidente, è un libro di un calabrese, ordinario di botanica all'Università di Firenze, che se letto attentamente ci capovolge il nostro pensiero sull'ecologia, dall'ecologia intesa come buon vivere con l'ambiente all'ecologia come paradigma della nostra vita. Il tutto è basato sul ciclo del carbonio, che è abbastanza noto come funziona, perché ripeto si studia già alle scuole medie. Che cos'è la fotosintesi? È una reazione endotermica, cioè per poter avvenire deve avere calore, e la fonte di calore è il sole.
che non è illimitato né infinito neanche quello, però ha tempi talmente lunghi di esaurimento che anche in quell'orologio di miliardi di anni ne fornirà tanta energia. E poi ha bisogno di una sostanza. La sostanza è proprio l'anidride carbonica, quella che noi riteniamo essere nostra nemica. Non è così, perché che cosa fanno le piante? Sono le sole che sono in grado di prendere l'energia in questa relazione endotermica, utilizzano l'anidride carbonica presente o naturalmente, anche lì spero male, oppure creata dal nostro operato, e la trasformano in che cosa? In ossigeno, che è fondamentale per la vita, e negli zuccheri. Negli zuccheri sono i soli che riescono a fare questa cosa, le piante. Lo zucchero che cos'è? È la prima sostanza molecolare organica. Quindi la vita organica nasce partendo dalla vita minerale, perché ci sono le piante. Se non ci fossero le piante, ci sarebbe forse vita? Non lo so, anzi no, non che non lo so, non ci sarebbe. Qui c'è tutta una spiegazione che io vi salto, ovviamente, su che cosa, su come avviene nel dettaglio questa trasformazione del biossido di carbonio in ossigeno e in zuccheri. E c'è un'analisi presa dettagliata abbastanza sui bilanci di biossido di carbonio che ci sono sia sulla terra sia anche negli oceani. Il fatto è che con la rivoluzione industriale, come scrivo in grassetto, tutte queste cose sono state alterate profondamente, cioè oggi si produce più anidride carbonica di quella che le piante sono capaci di smaltire. È come avere, non so, come dire, una discarica, che è l'ultimo sistema dei rifiuti solidi al quale bisogna pensare, ma ci sono le discariche. La discarica ha una sua capacità, oltre quella non può andare. Noi con l'anidride carbonica stiamo facendo la stessa cosa, ne stiamo creando molta di più di quella che le piante riescono a elaborare. E questo, legato ad un fatto importante che adesso vi mostrerò con gli esempi desunti da questo libro, anche questo è citato nella relazione, che cosa fa? Altera profondamente i bilanci dell'energia, dei materiali, dell'alimentazione e della popolazione. Queste quattro parole, energia, materiali, popolazione e alimentazione, sono intimamente legati fra di loro, e lo sconvolgimento di uno di questi elementi provoca lo sconvolgimento di tutti gli altri elementi, di tutte quelle cose che si sente dire. Quindi con la deforestazione che succede? C'è lo scioglimento dei ghiacciai, si alza il livello e quindi le città rivierasche si troverebbero allagate, si altera il clima. Alterazione del clima significa che si creano delle zone aride dove prima non c'erano, e si crea invece abbondanza di vegetazione dall'alto. Ci sono i disastri idrogeologici, le città alluvionate, tutte queste cose, nonostante ogni goccia d'acqua sia, come dice il poeta, un bacio del paradiso. E poi qui vi faccio vedere una cosa simpatica, su come in realtà, perché finora sono stato profondamente pessimista, c'è da essere invece ottimisti per altri versi. Si può intervenire sul clima, certamente. Sulla destra c'è una vignetta che ho desunto da un paperino degli anni 50. Insomma, Walt Disney era, ormai si è saputo, insomma, amico della CIA, anche se, insomma, era così. E quindi probabilmente i fatti che narrava nelle vicende di Paperino, Topolino, avevano a che fare molto con avvenimenti che noi non percepivamo, non noi bambini, ma che la società in generale non percepiva, ma che erano nell'aria. Allora, questo fumetto che cosa dice? Dice che, intervenendo in qualche misura sulle nuvole, si può modificare la precipitazione, quindi si fa piovere di più o piovere di meno. Ebbene, sono studi che gli americani e ultimamente, negli ultimi decenni, anche i russi stanno facendo, sono sempre in competizione su queste cose, non tanto per creare acqua da dove l'acqua non c'è, ma per farla piovere in un posto anziché in un altro. Questi esperimenti sono stati fatti anche in Italia. Sull'isola d'Elba si è visto che, bombardando con ioduro di argento le nuvole, si riesce a spostare la precipitazione di più sul mare che non sulla terra. Quindi voi capite bene come
l'intervento dell'uomo, quando è benefico, quindi non facciamo solo le cose cattive, risolve i problemi, non li aggrava. Quindi che piovere di meno, anche un 10-15% in meno sulla terraferma e far piovere invece sul mare, diminuisce moltissimo quei disastri idrogeologici di cui abbiamo visto. Un'altra ragione che si dice, vabbè, ma in democrazia comandano i più numerosi, no? Dice, gli altri si mettono in minoranza. Siamo sicuri che la razza umana è la più numerosa? Qui c'è un bilancio che non ho fatto io, l'ha fatto l'Istituto Weizmann di Israele, su quanto pesiamo in termini di biomassa gli esseri umani, le piante, gli animali e tutti gli altri messi assieme. Adesso, senza stare a inseguire i gigatonnellate, teratonnellate, che sono termini forse ai ragazzi un po' ostici, il ragionamento è questo qui: l'uomo con 7 miliardi e mezzo di persone ha una biomassa pari a un decimillesimo del complessivo, cioè in tutto sono 0,06 gigatonnellate. Rispetto alla biomassa del pianeta, l'uomo occupa lo 0,01% del totale. Qui c'è lo stesso grafico, appunto, dell'Istituto Weizmann, però nello stesso tempo l'Istituto Weizmann che calcolo ha fatto? Che dagli albori della civiltà ha causato la perdita dell'83% di tutti i mammiferi selvatici, dell'80% degli animali marini e del 50%, ce l'ho altro quarto d'ora preso, sì, avevo tre quarti d'ora, mi pare che ci starò. Quindi anche questa dell'energia è una piramide che andrebbe capovolta, le dobbiamo... Allora, stavo dicendo, siamo nell'antropocene. Cosa vuol dire questo simboletto messo in alto a destra? Perché per evitare che si dica, che si pensi, che si dica che è una relazione totalmente pessimistica, ho messo luci e ombre, cioè ci sono le luci e ci sono le ombre in quello che ha rappresentato ciò che ha fatto l'uomo da quando è apparso sulla Terra. Ha lasciato intanto un'impronta pesante che si può misurare. Qui c'è la storia dell'Homo sapiens, che ve la salto perché diciamo è interessantissima, però preferisco concentrarmi sulle questioni più propriamente ecologiche. E l'antropocene, come vi dicevo, non è un termine che ho inventato io, esiste dal 1873 ed è stato recentemente proposto dal premio Nobel per la chimica Paul Crossen, quindi è un termine ormai accettato, non è una novità. E che cosa ha fatto l'uomo per modificare così profondamente, ecco perché ha senso la parola antropocene? Intanto ha addomesticato il fuoco, che ha luce e ombre, ovviamente senza il fuoco non ci sarebbe stato molto, però ha cominciato ad incendiare aree vaste, come si è manifestato altrove, ha addomesticato le piante e gli animali, e anche questo ha creato gli animali domestici, ed è un processo abbastanza recente nella nostra area mediterranea, nell'Africa del Nord, è un processo che è avvenuto appena 30.000 anni prima di Cristo, quindi è recente se pensiamo a quell'orologio. Come si è manifestato ancora? Che contemporaneamente alla scomparsa di alcune specie sono comparse le specie domestiche, ed anche questo è un processo che è avvenuto intorno a 15-20.000 anni prima di Cristo. Ancora, come si è manifestata? Contemporaneamente si sono estinti i grandi mammiferi selvatici, per esempio il bufalo, anche se il bufalo c'è stato fino a pochi anni fa, gli indiani del Nord America cacciando il bufalo avevano la sostanziale fonte di alimentazione, vivevano della caccia al bufalo, inseguivano il bufalo, non c'era l'agricoltura, c'era la caccia, si procuravano da vivere con la caccia. E guarda che questo disegnino che ci riporta indietro al generale Custer e a Nuvola Rossa sta a significare un fatto abbastanza noto a chi si occupa di storia americana, io l'ho appreso come passione. Quando furono scoperte le Black Hills, che erano le colline aurifere del Nord America, già erano stati fatti i patti fra gli americani e i nativi, e avevano confinato i nativi in una zona del Dakota che conteneva le Black Hills, che erano le colline metallifere, ma non lo sapevano. Una spedizione del generale Custer appurò che lì c'erano fonti pepite d'oro grandissime. Quindi che cosa fece il governo americano negli Stati Uniti? Propose ai nativi una rettifica di quei
di quei confini, furbescamente naturalmente, dicendo ma in compenso ve ne diamo tanti altri e voi potrete vivere piantando i nostri semi, allevando. Nuvola Rossa, il capo dei Dakota, si oppose perché disse noi abitiamo questa terra semplicemente per raccogliere i frutti che essa naturalmente ci dà. Entriamo in un campo minato, perché che significa pigliare i frutti che la terra naturalmente ci dà? Significa avere un'agricoltura misera, e noi oggi invece abbiamo un'agricoltura industrializzata. Significa avere, non avere allevamenti, perché loro non avevano allevamenti, e noi sappiamo oggi invece che viviamo di allevamenti. E se volessimo sfamare, cosa che dobbiamo pensare di fare, tutta la gente della terra, non ce la facciamo. Dobbiamo, sono conti fatti, piaccia o non piaccia, bisogna ricorrere a organismi, come si chiamano, geneticamente modificati. Ma questa è una cosa che si fa, si deve fare, non si può fare, non spetta a me dirlo. Fatto sta che se continua questa tendenza di crescita della popolazione, noi avremo nei prossimi anni altre 60 milioni di persone che si aggiungono alle 690 denutrite o prive completamente di alimentazione. Sempre, e qui entriamo in un'altra questione. La popolazione sulla terra cresce in un modo vertiginoso. Oggi siamo a 7 miliardi e mezzo, ma contemporaneamente invecchia. Quindi che cosa vuol dire? Che se invecchia ha bisogno di altre cose oltre a quelle che strettamente sono dell'alimentazione. Però peraltro aumenta in maniera dissimmetrica. In Italia per esempio diminuisce moltissimo, e in Italia in base alle ultime stime dell'Istat e dell'ONU noi nel 2065 saremo 53 milioni se non succedono altri cataclismi. Il che significa, e lo dico a modo di barzelletta, ma è una cosa che sui giornali circola, chi le pagherà le nostre pensioni se non ci saranno queste cose? La presenza dell'uomo ha dato origine alle città, e qui c'è tutta una storia, preside, che salto ovviamente, su come è avvenuta la crescita delle nostre città. Poi ci sono state le rivoluzioni industriali che hanno profondamente modificato le cose, però hanno nel bene e nel male le hanno modificate. Hanno creato le fabbriche moderne con il lavoro ripetuto, hanno creato la Belle Époque, la città Lumière, tutte cose sicuramente belle. C'è stato lo sfruttamento massiccio dei combustibili fossili creando l'effetto serra. Ma come si è ottenuto questo? Col petrolio e col carbone. E ci facciamo la domanda, visto, torno alla domanda iniziale. Sì, Greta Thunberg dice delle cose giuste, ma le cose che dice sono giuste come affermazione, ma è facile risolvere quei problemi? È facile convincere i paesi possessori di materie prime combustibili a passare da una produzione energetica basata sulle fonti rinnovabili? È un po' difficile. E poi ci sta la nascita dei prodotti di sintesi, fra i quali questa plastica che noi tanto malediciamo. Io vi ricordo che Natta, il chimico Natta, ebbe il premio Nobel per la chimica per aver inventato la plastica, e all'epoca dei fatti veniva esaltato. Gino Bramieri nella vignetta di destra era l'attore protagonista di un carosello in cui si diceva e momo plen, per dire che grande successo abbiamo avuto con la plastica. Quindi è mai possibile che questo prodotto, come tutti gli altri prodotti di sintesi, quindi che la natura non ha naturalmente ma che creiamo noi, sia diventato improvvisamente un nemico dell'uomo? Poi c'è l'estinzione delle specie, le biodiversità. Quando i portoghesi andarono nell'isola di Mauritius, parliamo del 1500, insomma, l'epoca dell'espansione coloniale, si estinse in pochissimo tempo questo animale, il dodo, che è un animale che risale addirittura a milioni di anni prima. Era stato tranquillamente in vita, sono arrivati i portoghesi dopo manco 50 anni questo animale. Quindi la sola presenza nostra è esposta all'ambiente. Per non parlare della fonte di energia nucleare, sulla quale diciamo si dice peste e corna, ed io stesso dico peste e corna. Come possono coesistere ora le soluzioni di problemi tra loro interrelati e a volte concorrenti? E questi due libri sono molto illuminanti, sono citati nel mio lavoro, ne consiglio la lettura. Sono due libri di una serie fatta dal Club di Roma, si chiama così,
presieduto nel 1972 dall'italiano Peccei, Aurelio Peccei, che era un ingegnere molto illuminato. Lui mise assieme Plebi di Roma perché nacque a Roma, ma ne hanno fatto parte premi Nobel di economia di tutto il mondo, per tracciare una mappa di quelle che sono le interrelazioni dei problemi e che sono quelle che intervengono contemporaneamente sull'energia, sui materiali, sulla popolazione e sull'alimentazione, facendo vedere, variando gli scenari di una di queste variabili, come variano le altre. Quindi è un modello che si usa definire interrelato, cioè non è sufficiente studiare a fondo la crescita della popolazione, sapere quanti abitanti avrà il Mozambico, no! Si fanno gli scenari di variazione della popolazione e questi scenari si interrelano con gli scenari di evoluzione del prelievo delle materie prime, quindi tutte queste cose messe assieme. Per arrivare alla domanda delle domande, la Terra è un insieme finito, è quello. Quindi può esserci crescita con una curva di sviluppo qualsiasi, non tanto esponenziale, anche lineare, su un ambiente che di per sé è finito. È come avere in una dispensa centinaia di litri d'olio, cioè migliaia di litri d'olio, e dici: ma tanto ne ho migliaia, prima o poi finirà, prima o poi finirà. Questo non è in discussione. E questi sono i due libri che vi ho appena citato e che qui ho messo il link che salterò perché non ho tempo, in cui ci sono tutte le attività che sono partorite a partire da questi libri e che sono i vari incontri che la conferenza internazionale di Stoccolma organizza ogni due anni su mutamenti climatici e cose varie. Sono quelle per le quali i ragazzi come Greta Thunberg, quando ci sono queste riunioni, vanno con i cartelli e dicono: smettetela, smettete. Avrà ragione a dire smettete, però dico, si capisce come è complicato il problema, no? Non è una sciocchezza. Ecco, come dicevo prima, energia, materiale, alimenti, popolazione sono fortissimamente interrelati. E ci vogliono dei modelli particolarmente difficili, complicati per descrivere che cosa accade su una componente quando si sposta un'altra componente. E quindi quando si parla di crescita, anche adesso, quale crescita? Una crescita esponenziale, quale quella che abbiamo avuto sinora? Non se ne parla proprio. Una crescita e basta? Secondo me non se ne parla proprio. Una decrescita, c'è qualcuno che la definisce la decrescita felice, è un discorso che va fuori, come dire, da questo. E il governo mondiale è in grado di comprendere queste cose? Il piano nazionale di resilienza e adattamento, insomma, quello che esiste, che cosa dice di queste cose? Mi permetto di dire, dice poco e lo dice male. Questo è quel modello globale di cui vi parlavo, vabbè, una mappa che anche qui si vede, cioè ogni componente è legata alle altre in un modo veramente complicato e difficile. Se non agiamo, questo è il futuro che ci meritiamo, no? Il futuro descritto in questo dipinto olandese, in cui c'è un'umanità distrutta da se stessa. Quando l'uomo forza la natura, mi avvia alla conclusione, presto, succedono cose spesso sbagliate. Alcuni esempi clamorosi, che li ho tratti alcuni da questi libri, altri invece da altre considerazioni. Il presidente Mao, nel grande balzo in avanti, aveva previsto, prendendo il comando della Cina, di combattere alcune cose gravissime, la carestia, le malattie infettive, fra cui una cosa che dice, dobbiamo, nei cinque punti del grande balzo in avanti, c'era che doveva combattere anche i passeri, perché c'era che i passeri. Mangiando i semi del grano, del mais, toglievano nutrimento alla popolazione e quindi una campagna micidiale per distruggere. Se non che i passeri, è vero che facevano questo, però i passeri mangiavano pure gli insetti. La scomparsa dei passeri portò ad una presenza di insetti peggiore di quella descritta nella Bibbia, nelle sette. E quindi poi dovettero tornare indietro e sono tornati indietro. Un altro errore clamoroso fu il colore rosso sottratto agli aztechi. Le truppe inglesi si vantavano, si sono sempre vantate, veramente il governo inglese, la corona inglese, perché il colore delle loro giubbe aveva un rosso inimitabile che loro compravano senza averne la ricetta dagli spagnoli.
attraverso azioni di spionaggio, di cose, riuscirono ad avere questa ricetta. Però avevano bisogno delle materie prime, le materie prime erano una coccinella. Era una coccinella che si cresceva soltanto nella zona caraibica. Che cosa fecero loro? La importarono per fare le prove in Australia, perché loro sempre lontani, dice, per carità di Dio, la facciamo ma lontano da casa. Solo che quelle coccinelle andavano bene con i cactus, non si insediarono in Australia. In Australia ci fu una proliferazione di cactus che ancora c'è e che è assolutamente fuori luogo. Poi ci fu il compagno Stalin, nei piani quinquennali lui previde anche la deviazione dei grandi fiumi perché doveva accelerare l'industrializzazione dell'Unione Sovietica. Questo è il lago d'Aral come era prima della deviazione dei grandi fiumi, questo è rimasto del lago d'Aral che è la più grande riserva di acqua salata della terra, non c'è rimasto quasi niente. E andiamo, e chiudo, i corollari erano i rifiuti solidi, che è materia secondo me, sì, la sensibilità deve essere di tutti, però poi alla fin fine è materia ingegneristica. Comunque qui si può trovare, diciamo, il link che ci porta ai rifiuti solidi. Questa è la discarica di Scaletta. Insomma, se non ho il tempo, ma se analizzassimo anche che cosa accade, e in questo link c'è, dei rifiuti solidi, noi ci ritroveremo ad avere esattamente una piramide capovolta rispetto a quella che oggi si adotta, ovvero sì, alla base noi diciamo la discarica, poi recupererò, è il contrario, si parte dal, come fate voi, dal recuperare su prima ancora che vada allo smaltimento, poi dopo che si è smaltito si smaltisce in maniera differenziata. E dopo, scusi, alla fine quello che resta. Scusi se la interrompo, ma questa foto non è una foto recente? No, per carità. Perché Scalea questa situazione non c'è. No, ma non voglio accusare nessuno, anzi, se sei da fastidio. No. Non è era un esempio per dire. Per dovere di cronaca, perché adesso si è fatto come dice lei. È stata così, adesso come dice lei, in quest'ottica appunto di non più avere un comportamento scellerato nei confronti della natura e dell'ambiente, è stata riqualificata, come si dice. Era giusto per... No, ma venendo qui, se fossi andato a Crotone avrei fatto vedere la discarica di Crotone, insomma, no? È l'ultima cosa che si deve fare. Il secondo corollario sono invece i rifiuti liquidi che anche qui, insomma, non mi ci dilungo, però non è difficile risolvere i rifiuti liquidi, bisogna solo avere buona volontà, evitare di dire quelle sciocchezze, beviamo mare pulito. E questa cosa con la quale concludo praticamente è nient'altro che una copertina che ricavai anni fa da un convegno giapponese su che quindi la lingua, insomma, i caratteri giapponesi, non solo perché il giapponese è almeno per me incomprensibile, ma perché tutto sommato quello che c'è nel sottosuolo quando si parla di fognatura è incomprensibile, nel senso che le acque bianche vanno con le acque nere, le nere con le bianche, si mescolano, ma va fatto uno studio ed è possibile farlo. Qui c'è tutta... Poi qui c'è una mia intervista che ovviamente salto, ma c'è il link, fatta alla rivista icalabresi.it, in cui si parla appunto dei rifiuti liquidi. E niente, mi congedo con voi alla prossima volta all'Isola di Dino. E per me personalmente e per mia moglie la prossima volta a Machu Picchu. Io vi ringrazio. Sono stato nei tempi, 3/4 d'ora. Ho dovuto saltare molto. Io ringrazio professore Verpe per questo intervento interessantissimo che, ragazzi, abbiamo documentato tutto, quindi sarà oggetto di studio e di riflessione, e la ringrazio a nome anche dei docenti e dei ragazzi per gli spunti anche bibliografici che ci ha dato, che approfondiremo, e spero che potremo continuare. Sì, volentieri. Perché ne abbiamo bisogno, la scuola ha bisogno di avere questi contributi. Io ringrazio voi tutti e siamo quasi con questo sesto appuntamento, si conclude il nostro percorso di Rigenerazione Italia, un percorso interessante dove la scuola veramente è stata supportata
dai comuni, dall'ASL, dalle associazioni e dalle interserie. Io ringrazio di tutti, faccio gli auguri anche a questo che siamo in tema per un sereno Natale, ricordandovi che quest'anno il nostro istituto, i nostri ragazzi vi augureranno un buon Natale, un buon festo, un buon 2022 con il nostro calendario che prossimamente distribuiremo. E volevo concludere anche dicendo che il nostro istituto, la Rivoluzione Verde, la sta mettendo in atto. La Rivoluzione Verde, così come la intendiamo noi, significa condivisione, significa abbraccio, questo che è diventato anche il nostro logo, significa, come diceva il professore, di cercare un'armonia. Un'armonia con tutto il creato, con un'armonia tra tutti gli esseri viventi e non viventi. Siamo la scuola della gentilezza, la scuola della sostenibilità, la scuola del rispetto. È un concetto per noi fondamentale che cerchiamo di viverlo e farlo vivere ai nostri ragazzi quotidianamente. Inoltre il nostro impegno si sta concretizzando anche con un percorso Cibarsi di cultura. Ci saranno anche queste sono delle locandine dove il nostro proprio un impegno concreto che abbiamo avuto è quello, chiaramente è un inizio di un percorso che per svilupparlo ci vorranno comunque dei tempi, cioè, ci vorranno un po' di tempo, però io qui magari se vogliamo dare anche un fuori programma, c'è il presidente di tutte le Proloco, c'è anche la dottoressa Brunini della del Comune di Traia. Quindi un intervento, l'ateo presidente, Antonello, e poi intervengo pure io anche allora, aggiungendo. Noi abbiamo l'obiettivo che ci stiamo ponendo, è quello di valorizzare, io non mi dilungo, però abbiamo fatto tutto un percorso che è iniziato il 12 novembre, incentrato sulle eccellenze calabresi. Hanno incontrato i nostri chef di domani, il giorno successivo abbiamo fatto un focus sulla dieta mediterranea, quindi tutto un percorso sulla dieta mediterranea che noi interpretiamo come sostenibilità, quindi non soltanto di dieta come stile di vita, ma in una logica proprio di salvaguardia, quindi sostenibilità di stile di vita. Vedete, è tutto concatenato, abbiamo il dorso dell'alluminio, c'è la bicicletta, c'è anche, vedete questo murale, si gentile abbraccio dei Mari dei Monti, abbiamo una quadratura che si va a concretizzare in, visto che Cibarsi, c'è stato un evento che abbiamo fatto che era il cibo e cultura, la terra e ricchezza, e noi come istituto siamo fortunati perché abbiamo un istituto alberghiero e un istituto classico che hanno trovato la loro centratura, la nostra identità nell'ospitalità, ospitalità nel mondo antico e ospitalità moderna. Anche i ragazzi quindi del liceo classico approfondiranno le ricchezze gastronomiche del territorio, scriveremo anche un libro su Cavalcanti, sul libro di ricette. Quindi quello che noi ci proponiamo è che i nostri ragazzi, non solo ci proponiamo, noi siamo proprio operativi, d'intesa anche con le Proloco, noi vogliamo legare i nostri ragazzi al territorio formando delle mini guide. I ragazzi faranno anche, vedremo, delle forme di collaborazione nei guidi. I nostri turisti devono essere accolti dai nostri ragazzi. Simbolicamente siamo a Traia, Riviera è quel porta della Calabria, e li accoglieremo presentando l'intera Riviera dei Cedri con questi che prossimamente saranno distribuiti, menù gastronomico ad opera comunque dei ragazzi dell'alberghiero e menù artistico culturale, dove adesso ve lo giro, poi magari mettiamo la locandina. Il menù gastronomico è un percorso tra i sapori, quindi un percorso tra i sapori e i saperi della Riviera dei Cedri. Abbiamo proposto, questo lo proporremo anche alle strutture ricettive, oggi abbiamo qui con noi anche il signor Magurno, abbiamo anche il professore De Sertis, cioè veramente
siamo relativi perché la scuola viene supportata proprio concretamente dai ristoratori, dagli albergatori, dagli prologo, dai comuni, una bella bella sinergia che, come vi dicevo, in questo percorso del gusto, in questo menù gastronomico c'è un viaggio tra i sapori con tutti i comuni che vanno dall'antipasto al dolce. E come vedrete c'è un piatto per ogni comune della nostra riviera. Al menù gastronomico Cibarsi di cultura mediterranea, è il progetto che noi stiamo realizzando, associamo poi il menù artistico-culturale, quindi con la presentazione delle bellezze artistiche del territorio. E questo è ambizioso, è un progetto molto ambizioso che comunque è già operativo, come potete vedere già concretizzato, e che con orgoglio veramente vi presento oggi. Io vi ringrazio di essere intervenuti, abbracciateci perché la scuola ha bisogno del vostro supporto. Grazie di essere intervenuto di tutto. E magari la dottoressa Drughini un intervento, penso. Un saluto, sì. Giuseppe? La dobbiamo rispettare. Un attimo solo, Purtroppo il Covid avanza e non so, ce la stiamo mettendo tutta, cerchiamo di, non voglio far perdere tempo, ma penso sia doveroso il passaggio della. Evitiamo altri passaggi. Buongiorno, ringrazio la preside di questo invito e di aver organizzato questo evento molto interessante, non solo per i ragazzi dell'istituto, ma per tutta la compagine del territorio. Noi abbiamo avuto vari incontri, stiamo collaborando in vari progetti. Uno di questi è proprio nella promozione territoriale, che partirà subito dopo le feste, in modo che i ragazzi si sentano appartenere a questo territorio, perché questo progetto ha proprio questo obiettivo di far conoscere le ricchezze, le risorse del territorio, ma di sentirsi di appartenere a questo territorio. Noi proprio ieri sera abbiamo riattivato il consorzio delle Prologo e abbiamo nominato un nuovo presidente qui in sala, proprio per creare una sinergia, perché più siamo meglio operiamo e più possiamo fare per questi progetti che ha appena esplicitato. Io non mi dilungo, avrei tante cose da dire, ma è meglio prima programmare e definire, poi magari dopo successivamente divulgare. Passo la parola al presidente dell'Umbri, che certamente avrà tante altre iniziative da raccontare e da proporre in relazione all'argomentazione di oggi. Anche da parte nostra, nella parte della Prologo di Praia, un caloroso augurio di Buon Natale, di buone feste e un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si accingono a presentare, a partecipare a questi progetti. Ah, ecco, sì, i ragazzi in collaborazione nostra e in collaborazione anche del villaggio di Babbo Natale saranno presenti per tutte queste feste per animare il territorio. Stanno partecipando con noi alla realizzazione di un albero di Natale in plastica, tutto materiale riciclato, in più animeranno la tombolata, la sfilata che si terrà il giorno 29 e tutte le attività presenti nel villaggio di Babbo Natale. Vi ringrazio ancora e passo la parola al presidente del mondo. Grazie, buongiorno a tutti, ovviamente onorato di essere qui, consentitemi un ringraziamento alla dottoressa Rippa per l'invito e per questa azione innovativa, necessaria e sicuramente da esempio per quest'area che appunto ha accolto come area di riferimento. Un saluto a tutti gli studenti, a tutti
il corpo docente, al professore Ventri, a chi mi ha preceduto, e brevemente entro un po' nel vivo di quella che è un'azione, come dicevo, coordinata, ideata e coordinata dalla professoressa, dalla dottoressa Rippa, per un nuovo modello di sicuramente di azione, ma un nuovo modello anche di pensiero. Assolutamente, questo diventa fondamentale. Dirigente diventa fondamentale. E brevemente anticipo dicendo che qualche settimana fa abbiamo istituito, sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Anbal Servizi, proprio per affiancare quella che è l'impalcatura scolastica, perché noi come ente di terzo settore è riconosciuta, perché occupiamo anche quei tavoli istituzionali di confronto, di dialogo, ma anche nella logica della coprogrammazione e coprogettazione che le linee guida del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro ci ha sicuramente attribuito e ci ha rafforzato. Quindi l'UNPI è un ente riconosciuto di terzo settore, dedito alla promozione sociale. Io mi onoro di rappresentare tutta la provincia di Cosenza e non solo, perché ho anche l'onore di essere dirigente nazionale di questo importante organismo che appunto in Italia è capillarmente rappresentato in ogni angolo del paese, quindi sicuramente ha una grande forza propulsiva, un ente che passa dalla teoria alla pratica, perché questo è scritto come nella nostra relazione di missione, di quello che facciamo e di quello che vogliamo fare. Chi mi ha preceduto lo diceva in modo egregio ed encomiabile sull'importanza dell'ecologia e sull'importanza di salvaguardare l'ambiente. Io prendevo degli appunti perché poi mi stimolava anche la relazione del professore. No, ma io ho lasciato la presentazione alla presa. Sarà pubblicato quindi sul sito anche perfetto. Tutti i riferimenti che sono stati dati, penso che sono delle ricchezze che dobbiamo condividere, fondamentali, perfetto. Dobbiamo imparare però a curiosare nei siti. A curiosare nei siti. È lì che si conosce tanto altro che io. Ma per tempi perfetto. Sarebbe impossibile poter comunicare. Io brevemente aggiungo, ma l'ha detto in modo encomiabile, l'unità di sopravvivenza è un organismo nel suo ambiente, se l'ambiente non sopravvive, non sopravvive neanche l'individuo. Ovviamente Aldo Leopold, che è il padre dell'etica della terra, che cosa disse? Che nell'etica nessun cambiamento si è mai compiuto senza un cambiamento interno, quindi bene l'intuizione della dirigente scolastica, della preside o qualsivoglia preside, perché dirigente scolastico preside, che ha portato e porta avanti questa azione legata proprio alla rivoluzione verde, che è anche sicuramente un modello da seguire. E quindi noi dobbiamo inserire nelle nostre priorità, nei nostri legami, nei nostri affetti, nelle nostre convinzioni, quelli che sono i modelli etico-ambientali, i modelli anche in un certo senso educativi, perché quello che si è fatto, questo tour culturale, deve stimolare ad un'educazione diversa, ad un'educazione salvaguardando appunto i luoghi e la cultura. Alvaro, Corrado Alvaro, che conoscete tutti e che avete studiato, collegavo anche questa frase, che rimane sempre impressa nella mente soprattutto dei calabresi, parlando della inaderenza. L'inaderenza lui la collegava a un fattore che ha complicato questa terra, perché noi che, come lei, dirigente, parliamo
dopo aver compiuto delle azioni, perché questo è qualcosa che ci deve contraddistinguere, perché lo diceva il professore Veltri sulla questione delle chiacchiere, delle parole, condivido appieno, prima bisogna compiere delle azioni e poi raccontarle, e questo è quello che oggi fa l'ente di terzo settore e come dicevo l'UNCLI è in prima linea in queste azioni. Quindi l'inaderenza, il baratro tra i rituali della politica e i bisogni e le potenzialità del paese e del suo popolo. C'è sempre stato questa distanza tra, Alvaro lo disse tantissimi anni fa, tra quello che oggi è diventata la catastrofe della politica, perché non riesce a cogliere quelli che sono i bisogni, le potenzialità. Questa è un'area che ha tantissime potenzialità, non sono io a ripeterlo, lo conosciamo tutti, ma insistono queste potenzialità dove, ecco, la politica è sempre miope in queste potenzialità, ma allo stesso tempo quelle che è il fabbisogno del popolo per salvaguardare, per avere un benessere, una migliore qualità della vita. E in ultimo dico anche che siamo intervenuti su quello che è un modello alternativo al PIL, al prodotto interno lordo, che è il BES, benessere equo e solidale, anche utilizzando la ricerca del Nobel dell'economia Stiglitz, di guardare oltre quello che anche il capitalismo ha prodotto, la misurazione della ricchezza solo con una mera funzione di prodotto interno lordo. Quindi dobbiamo considerare, concludendo, quella che deve essere anche una misurazione della cultura, dei luoghi salubri, della potenzialità di mangiare genuino, di cibarsi in modo genuino, in modo corretto, rispettando quello che è appunto l'ambiente e i luoghi. Grazie ancora, onorato, e confermo davanti ovviamente a tutti voi quella che è la disponibilità di cooperare, di collaborare attivamente e in modo ovviamente tangibile con la preside FIFA. Concludo, se mi consentite, con un riferimento al CEDRO. Ovviamente presidente, c'è il neopresidente del consorzio delle Proloco Riviera dei Cedri, disponibilissimo benissimo. A interagire. Allora, siamo della Riviera dei Cedri e la vera ricchezza è questo frutto straordinario che si produce soltanto qui, quindi abbiamo delle specificità che ci contraddistinguono, però sembrano quasi la normalità. Il nostro istituto, anche grazie al consorzio del CEDRO, che ci fa navigare, ed è una ricchezza per cui io voglio ringraziare anche il signor Adduci, perché è una ricchezza proprio economica da non sottovalutare, che ci sta permettendo di fare delle sperimentazioni anche sui piatti specifici con questo frutto straordinario che si presta benissimo in cucina, in tutti i gusti che vanno dall'antipasto, io dico faremo anche di cuore al cielo, quindi tutto sommato al caffè o altro, un prodotto straordinario che i ragazzi, per questo la responsabilità della scuola, la responsabilità di noi adulti, è quello di far capire ai ragazzi l'importanza di questi tratti distintivi che sono la nostra identità. Per questo abbiamo voluto sottolineare con quel tableau vivant di Napoleone e l'importanza della cultura, la centralità, ma soprattutto il messaggio più forte che abbiamo voluto mandare è che ce lo difendiamo, però lo possiamo difendere solo se lo conosciamo. Io vi volevo salutare soltanto con questa riflessione che è dietro il menù gastronomico e che è un po' la sintesi, ecco, del nostro mettere insieme cibo, cultura, sostenibilità, filosofia. Allora, innanzitutto il destino delle nazioni dipende dal modo in cui si nutrono. Savarin, filosofia e fisiologia del gusto.
i nutrienti giusti alimentano una chimica cerebrale con rilascio di endorfine che sono alla base del positivo pensiero e del benessere mentale. Per una scuola è fondamentale, a scuola si lavora, si studia, si lavora sui concetti, ma i concetti possono essere ben elaborati se i nutrienti, se i nutrienti sono sani e genuini. Quindi l'esaltazione della nostra dieta mediterranea, sostenibilità mediterranea, abbiamo le idee chiare, supportateci perché la rivoluzione verde siamo noi. Un caro saluto a tutti. Momento importante, preside, la firma di un protocollo d'intesa con l'ente Parchi Marini, quindi tra il nord certo. E continuare sancisce così questa formazione, il percorso allora, di formazione è che abbiamo. È una collaborazione questa, dov'è il dottore? Eccomi qua. Allora, è una collaborazione questa che stiamo portando avanti con una, come dire, una un'empatia che si è, quando c'è la scintilla c'è, e c'è una collaborazione, noi ci siamo visti appena una volta e penso che il messaggio di questa bicicletta 800 sia stato ben recepito e siamo sulla strada giusta, è d'accordo con me? Quindi, ma proprio perché sono prima le persone che si incontrano e le persone che si comprendono, e questa è la chiave di volta per poter affrontare l'unione. Sigliamo? Sì. Non abbiamo la penna però. Ce l'ho. L'intervista è stata fatta. Magari vogliamo fare anche l'intervista al. Io vi ringrazio e siamo felicissimi come Parco Marino di aderire a questo protocollo d'intesa. Non appena ci è stato proposto io ho detto subito sì, perché secondo me la collaborazione con la scuola, la collaborazione con gli enti che fanno parte del Parco Marino e con tutti gli stakeholder che operano all'interno appunto del parco, secondo noi è l'entusiasmo, quello che c'è stato tra noi, c'è entusiasmo, grinta, c'è l'entusiasmo, noi chiediamo questo, ma noi ce l'abbiamo, sì, e forse è anche contagioso, sì, concordo di pieno, quindi per noi la collaborazione con tutti è la nostra base su cui, come dire, programmare e progettare attività per il bene dei territori che fanno parte del Parco Marino. Sottoscrivo con immenso piacere questo protocollo di testo. Prego. No. Che cavaliere, prego. Si pure la penna, no? È meglio così. Faccio io. C'è il Covid, è un cavaliere, lo sappiamo. Il dirigente è firmato per ultimo. Disinfettiamo la penna, ecco qua. Covid free, sicuro. Con immenso piacere. Reciproco. Maria Cristina Rippa e Ilario Trecosti. Reciproco, un piacere reciproco. La prossima puntata sarà a fine anno, dove dobbiamo contare le lattine. Quante lattine, quindi l'unità di misura è 800, quante biciclette riusciremo a realizzare. E ci siamo anche messi d'accordo sul numero, no, però quando raggiungeremo un certo numero ci arriverà un'altra bicicletta. Prometto, pur sapendo che non dipende da me mantenere la promessa. Ma io non ho quantificato la soglia, quindi possiamo fare anche un milione. Benissimo, grazie a tutti e alla prossima e buon Natale. Vi aspettiamo nel villaggio di Babbo Natale a Praia. Arrivederci. Arrivederci. Buon Natale.